Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi di Nick Ryder, le nuove indagini numero 8, Vendetta. Eccolo qui, con questa bella copertina di Rosario Rao che devo dire ho apprezzato molto rispetto alla precedente. Come ben sapete, chi legge Nick Ryder insomma sa che il numero 7 Alba Digitale, con questo numero 8 Vendetta uscito ufficialmente oggi, che siamo a giovedì 23 giugno 2022, sono due albi collegati, quindi una storia che in continuity che andrà a finire, finirà proprio in questo numero. Dicevo, la copertina di Rosario Rao mi è piaciuta di più rispetto a questa, anche se questa aveva dei toni anche horror, perché loro praticamente, sia Nick Ryder che Marvin Brown, erano all'interno di un Luna Park e dovevano scoprire quest'uomo, insomma, che dietro l'angolo spuntava con la sua pistola. Invece a questa copertina, mi soffermo subito sulla copertina, mi piace di più perché vediamo sempre Nick con la sua pistola in mano e nell'ombra, diciamo, c'è quest'uomo di cui non si vede il volto. Ovviamente solita scritta in rosso Nick Ryder con il rilievo nero, il titolo in bianco le nuove indagini su sfondo nero, il distintivo, ovviamente lo sfondo giallo con la costina con il numero 8 Vendetta, in quarta di copertina la pubblicità del commissario Ricciardi. E niente ragazzi, Rosario Rao questa volta secondo me ha colpito con questa copertina. In linea di massima, finora sugli 8 numeri usciti di questa miniserie da 10, diciamo che le copertine mi sono spesso piaciute. Ma andiamo a leggere chi ha lavorato a questo numero, guardando come al solito il solito frontespizzo di Nick Ryder alle nuove indagini, la pubblicità di K11. Allora, personaggio ovviamente creato da Claudio Nizzi, mensile numero 8, luglio 2022, Vendetta è il titolo, soggetto e sceneggiatura sempre Davide Rigamonti, con i disegni di Ivan Zoni, copertina Rosario Rao, lettering Omar Tuis. L'introduzione della posta gialla, ci parlano di Ray Liotta, grande attore che purtroppo è scomparso il 26 maggio di quest'anno 2022, quindi ci parlano insomma della sua carriera, di un grande attore, ha fatto tanti film, insomma, quindi c'è la sua fotografia di quando era giovane, riposi in pace, Ray Liotta. Allora ragazzi, i disegni li abbiamo già visti nello scorso numero, perché è lo stesso disegnatore, cioè Ivan Zoni, questo è un primo piano di Nick Ryder, questo è Marvin Brown, insomma, mi piacciono i disegni di Ivan Zoni, che l'altra volta avevo detto appare di solito su Dragonero, mi sa che ho sbagliato, lui di solito è un disegnatore di Nathan Never, come insomma anche chi ha curato la storia, ha scritto la storia, cioè Davide Rigamonti, che abbiamo visto molte volte su Nathan Never. Io non sono un lettore abituale di Nathan Never, l'ho letto occasionalmente, lo leggo occasionalmente, però sia Rigamonti che Zoni li vediamo spesso su Nathan Never. Allora ragazzi, cosa era successo? Dove eravamo rimasti durante Alba Digitale, che è stato un numero che non mi aveva soddisfatto? Sì, c'erano state delle cose interessanti, ma molte cose, soprattutto il fatto che era ambientata di nuovo, soprattutto prima si partiva dal 2010, insomma, poi si andava ai tempi nostri, 2019, ma non c'era la nuova squadra, c'era sempre la vecchia squadra di Nick Ryder e company. In questa storia finalmente vediamo delle cose molto importanti, perché la storia inizia così: Vendetta in questa imbarcazione, c'è Nick e la sua squadra che parlano con questo signor Swanson. E soprattutto Nick e la squadra sono impegnati a combattere questa organizzazione criminale, diciamo, se vogliamo chiamarla così, di hacker, di persone che vogliono introdurre criptovalute, insomma, avevano già dato problemi soprattutto nel numero Alba Digitale precedente, ma in questo numero, ovviamente non voglio spoilerare tanto su quello che succede, ci saranno dei colpi di scena molto importanti che mi hanno fatto godere la storia, perché la storia, ragazzi, in sé per sé mi è piaciuta molto di più rispetto al numero 7 Alba Digitale. Questo Vendetta mi è piaciuto di più, si è vista molta azione, soprattutto anche il rapporto tra i vari personaggi, tra Nick, tra Marvin, insomma, ho trovato molte cose interessanti, molte più cose interessanti rispetto allo scorso numero, quindi devo dire che la delusione del numero 7 Alba Digitale, dove tutti ci si aspettava ci fosse la nuova squadra, qui in questo numero 8 Vendetta ovviamente la nuova squadra non c'è ancora, perché come detto questo è la continua del numero 7, però devo dire che questo numero Vendetta mi è piaciuto e si è visto anche il rapporto proprio tra Nick e il suo compagno, insomma, di suo socio Marvin Brown. Loro sono in questa imbarcazione, succede che Alba Digitale praticamente fa tipo dei sabotaggi e fa scoppiare l'imbarcazione. In questa imbarcazione si ritroveranno due dei personaggi, tra cui Jimmy,
e non voglio dirvi altro. Insomma, loro cercheranno di combattere questa alba digitale. A un certo punto, insomma, ci sarà la conclusione. Non vi dico ovviamente come va a finire, sennò poi vi direi tutto dell'albo. Ma quello che questo è il momento dell'esplosione, che mi è piaciuto molto, i disegni di Vanzoni, veramente, e comunque Rigamonti ha saputo raccontare al meglio una storia che, almeno per quanto mi riguarda, io non avevo molto hype, dato che non mi era piaciuto il precedente numero. Questo numero, anche se la copertina mi era piaciuta già dalle anteprime, non avevo grande hype, non avevo grandi aspettative da questo numero. Però ragazzi, devo dire che sono rimasto soddisfatto, mi è piaciuto questo numero, soprattutto anche per il rapporto dei personaggi. Qui vediamo un po' di personaggi, ma anche di Sandy, secondo me, hanno condito al meglio ciò che Rigamonti voleva raccontare. Da come potete capire, essendo la continua di Alba Digitale, ci sarà la conclusione, insomma, di questa caccia a questi hacker, a questo gruppo criminale di hacker che, tramite i loro giochetti, i loro magheggi, volevano valorizzare, insomma, la nuova società economica con quelle criptovalute, quindi con tutto quello che ne concerne appunto il mondo attuale. La storia ambientata comunque nel 2019, quindi molto recente, e quindi nel mondo tecnologico che piano piano sta prendendo un po' tutte le nostre vite, anzi ha già preso tutte le nostre vite, perché tutti ormai viviamo con lo smartphone sempre in mano, comunque siamo sempre collegati alla rete, fin da quando ci svegliamo la mattina fino a quando poi andiamo a dormire la notte, insomma. Quindi la società moderna è impregnata dalla tecnologia, e quindi in questo caso, come è la realtà, nascono questi gruppi di hacker che possono distruggere anche le vite di tutti noi, insomma, non soltanto di tutti noi, ma soprattutto di, in questo caso, verso gli sbirri, verso Nick Ryder e company, che vorrebbero, insomma, come dire, far fuori delle persone per andare avanti loro. A un certo punto Nick si incontrerà anche con i personaggi di Alba Digitale, avrà proprio un faccia a faccia con loro, e poi, ragazzi, non posso dirvi altro perché sennò spoilererei troppo, però posso dirvi ancora una volta e ribadirvi che ci saranno dei colpi di scena molto importanti, e soprattutto per dei lettori nuovi di Nick Ryder. Io ho letto pochissimo in passato di Nick Ryder, sto seguendo la miniserie fin dal numero 1, ovviamente la seguirò tutta fino al numero 10. Devo dire che questo numero, secondo me, è una svolta importante. Voi direte, vabbè, è normale, è il terzo ultimo numero, ce ne sono soltanto altri due. E infatti, il numero 9, che uscirà il prossimo 22 luglio, Una voce dal passato, qui rientrerà in gioco, non vi faccio vedere l'ultima pagina, rientrerà in gioco la nuova squadra, e di questo sono contento. Quindi penso che gli ultimi due numeri, cioè il numero 9 e il numero 10, avremo di nuovo la nuova squadra. Però devo dire che nella vecchia squadra, qui si chiude un capitolo molto molto importante della vecchia squadra, e basta, ragazzi, basta, non voglio dirvi più nulla, altrimenti davvero spoilererei tanto. Però ragazzi, continuo a dirvi che Alba Digitale sostanzialmente non mi era piaciuto il numero 7, però questo numero 8, Vendetta, di questo numero 8 sono contento della lettura, sono soddisfatto. 4,40 euro, secondo me, spesi bene per questo volume di Nick Ryder. Bravo sia Rigamonti per il soggetto della sceneggiatura, che anche Ivan Zoni ha disegni, e bella la copertina, anche abbastanza classica, ma comunque bella anche nei colori, di Rosero Rao. Secondo me è un albo da promuovere. Guardate quello che succede, ragazzi, a volte succede proprio questo: quando non si hanno aspettative, quando non si ha hype, poi veniamo sorpresi in positivo. E a me è successo questo, ho letto questo numero e devo dire che, continuo a dire, lo dico ancora una volta, sono soddisfatto della lettura. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se avete acquistato questo numero, come sta andando secondo voi questa miniserie di Nick Ryder, che si avvia quasi alla conclusione. Mancano soltanto due numeri, quelli di luglio e agosto. Ad agosto terminerà questa miniserie, non sappiamo poi quale sarà il futuro di Nick Ryder per quanto riguarda la Sergio Bonelli editore. Però ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuta la copertina, se vi sono piaciuti i disegni, la storia in generale, cosa vi ha colpito in positivo, cosa vi ha colpito in negativo, se vi è piaciuto oppure vi ha deluso. Però fatemi sapere nei commenti, perché per me, ragazzi, lo sapete, è molto importante il rapporto che ho con voi, mi piace rispondere e andare avanti. Io voglio ringraziare ovviamente voi che mi seguite, voi che avete visto questo video, ma in generale voi che mi supportate. Non smetterò mai di ringraziarvi, ragazzi. Più si va avanti, più porto una delle mie passioni sul mio canale. Ci saranno sorprese prossimamente, porterò anche altri contenuti un po' diversi, ma non vi svelo nulla per ora. Però ragazzi, quello che posso dirvi è grazie, grazie, grazie. Mi raccomando, fate i bravi e ci vediamo.
prossimo video. Ciao ragazzi!